Non funziona, no, adesso funziona. Buonasera a tutti, siete tantissimi, direi che tra un po' non abbiamo più sedie, quindi via di corsa a sedersi. E grazie di essere qui. Questa è la nostra... Ecco, allora adesso non lo so perché non funziona. No, sto immobile. Questa è la nostra ultima serata dedicata alla nostra rassegna che chiamiamo Nuovo Cinema Italia, che prevede delle proiezioni con la presenza di ospiti, quindi abbiamo avuto registi sceneggiatori, e questa sera abbiamo un bel numero di interpreti di Volevo Nascondermi. Vi passo a presentarveli. Uno l'avrete già visto, non c'è, che è Andrea Gherpelli. Andrea Gherpelli, per ovvio ci siamo detti tutti, questo è molto bello, sta girando già un nuovo film, non posso dire niente, ma è un regista del cinema horror e il cognome è un metallo, quindi, ma non posso dirvelo. E quindi ci ha già promesso, ovviamente oggi ho detto, mo me lo segno, che poi verrà qui a trovarci quando uscirà questo film. Però abbiamo una degna rappresentanza del cast. Io ve li presento, e questo microfono stasera sarà così. Allora, ve li presento e generalmente noi facciamo poi un pochino di chiacchiere alla fine della proiezione, perché magari vi viene voglia di chiedere qualcosa, vi viene qualche curiosità. La nostra Daniela però viene da lontano e andrà via un po' prima, quindi alla Daniela faremo qualche domanda adesso. Comunque noi apriamo Gabriele Maio. Il tuo personaggio è il... Eccomi qua, buonasera. Ti, eccoci qua. Io pensavo che ce l'avesse solo con te, invece ce l'ha anche con me il microfono. Va bene, allora dicevo, io sono il padrone di casa del castello di Padernello, il luogo dove abbiamo registrato il Casatico nel Mantovano. Io sono una sorta di mecenate che, come vedrete nel film, farà un po' stizzire Ligabue, perché lo provocherò, diciamo così. Io sarò molto sensibile nel film a tutta quella che è l'arte, ma evidentemente con Ligabue non era scattato il feeling, diciamo così. Poi abbiamo Francesca Manfredini. Francesca Manfredini è la Cesarina, ma la cosa che vi voglio dire che è molto importante è che Francesca è arrivata dodicesima tra le candidature ai Davide Donatello come miglior attrice. Chiaro, si candidano le prime cinque, però dodicesima è veramente una posizione importante e ottima. Buonasera a tutti, grazie di essere qua. Io nel film interpreto Cesarina, che è una locandiera, gestisco la locanda Croce Bianca insieme a mia madre e mio fratello Ivo. E questa locanda è frequentata da Ligabue, che si innamora di me. E poi abbiamo la Daniela Rossi, che è appunto la mamma della Cesarina, e a lei lasciamo già la possibilità di raccontarci qualcosa. Raccontaci un po' com'è che sei arrivata a fare l'attrice. È stato come uno scherzo per me. Mia figlia, scusate, buonasera a tutti. Mia figlia ha mandato una foto da... Aveva mandato una foto lei, perché aveva letto sul cellulare che cercavano delle comparse, Guastalla, Gualtieri. Dopo qualche giorno mi ha detto, mamma, posso mandare anche una delle tue? Ho detto, beh, mandala, tanto non ci prenderanno di sicuro. Quanta gente c'è a Guastalla che vuol partecipare al film proprio del paese e anche Gualtieri? Noi non ci prenderanno mai. Beh, dopo qualche, forse 15 giorni, arriva un'email di presentarmi tal giorno a Guastalla per un provino. Ho detto, cavolo. Anche lì dicevo, di sicuro, quando vedo il provino, io che non ho mai recitato in nessun luogo, in nessun palco, vedrai che non mi prenderanno. Allora vado a Guastalla e anche lì, dopo 10 giorni, un'altra sorpresa, mi hanno preso e poi dopo sono qua. Abito Rubiera, sono nata ad Osolo e nel film sono la mamma di Cesarina, che sono molto scortese con Ligabue perché non voglio che faccia la corte mia figlia, un po' l'ho maltratto, però quella lì era la mia parte. E
sono stata molto contenta di aver partecipato, anche se non ci avrei mai creduto. Guardate che qua, dico poche parole nel film, ma non mi andavano in testa, mi ricorderò sempre che alla sera mi interrogavano i miei figli ora di cena e io manco, tutte saltavo sempre delle parole e dicevo ma vedrai che quando sarà ora chissà che figura faccio, anzi quasi quasi volevo fino a ritirarmi perché secondo me non ero in grado. Dopo mi hanno detto i miei figli, ma è l'unica occasione, non ti capiterà mai nella vita. Allora li ho accontentati e ho accettato. Però quello che pensavo è successo il primo giorno delle riprese, quando mi si presenta Elio Germano, che lo ringrazio che ha fatto una partecipazione da premio, e anche ringrazio Giorgio Diritti che mi ha dato la possibilità. Quando vedo Elio Germano io mi blocco e non mi esce una parola. Anzi, ho chiesto scusa a Elio perché mi ha detto, ma si figuri, lui è stato anche molto carino. Dopo invece sono partita e dopo mi vedrete nel film. Come un proiettile non mi sono più fermata. Oh, è finito il blocco. Buonasera a tutti. È bella cattiva. Ecco. Io tra l'altro so che ci sono anche delle altre comparse. Loro sono proprio anche attori, interpreti, ma ci sono comparse, vero? Alzare le mani, eccola là, un altro là di dietro, che abbiamo fatto un po' una chiamata alle armi. Se avete partecipato al film venite tutti questa sera, quindi anche voi, poi se avete voglia di dirci due cose alla fine, di raccontarci com'è andata la vostra esperienza. So che una persona non ha nemmeno mai visto il film ancora, giusto? Benissimo. Quindi tu proprio, devi proprio ancora vedere. Perfetto. Io direi che vi lasciamo al film e ci vediamo dopo. La Daniela invece la salutiamo. Un pezzettino resti. Grazie Daniela di essere venuta, grazie mille.